Ciao ragazzi, sono Emiliano e oggi sono qua per fare un'assistenza su un veicolo. Come avete visto dalla targa, ovviamente l'ho coperta, è un veicolo che arriva dalla Svezia ed è praticamente una persona che mi segue su YouTube. In teoria avrei dovuto fargli io un impianto litio, ma cause problematiche di Covid, blocchi stradali ai tempi e quant'altro, non potendo venire giù a Varese, si è appoggiato a un'officina della sua zona. Gli ha fatto tutto l'impianto, ve lo voglio mostrare perché secondo me merita tanto, è stato fatto veramente bene, considerando che l'officina era il primo impianto che faceva al litio e che lo faceva con tutti i prodotti Victron e utilizzando le batterie di Gabriele, quindi litio.store. Gli ha appunto fatto tutto questo impianto e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Qualche piccolezza ci potrebbe essere, ma niente di che. Complimenti a mille all'officina che ha fatto l'impianto. Adesso ve lo mostro e vi faccio anche conoscere ovviamente il proprietario del veicolo. Siamo dentro adesso nel camper. Lui è il proprietario, si chiama Jamshid. E arriva? Dalla Svezia. Un po' di chilometri. Siamo 4200 chilometri, arrivare a Cadice, Sud Spagna, più la nave per arrivare qui. Insomma, un bel po' di chilometri per arrivare a farti vedere l'impianto. Un bel giretto, sì. Vabbè dai, però ne approfitti per farti un po' di vacanza. Sì, chiaro, intanto mi faccio anche 3 mesi qui alle Canarie, ovviamente, certo. Esatto, che male non fa, specialmente perché siamo in inverno, è sì. Gennaio, fine gennaio, sì. E di conseguenza qui si sta ancora bene, non so se notate l'abbigliamento, magliettina e tutto. Quindi poi venendo dalla Svezia, meno 18, meno 20, arrivare a questa temperatura, tanta roba. Decisamente. Sì. Ho fatto io una piccola premessa che tu l'impianto l'hai fatto fare su Svezia. Sì. Perché in teoria dovevi venire giù da me, solo che causa Covid ai tempi, blocchi, cos'era la Danimarca che era chiusa, non mi ricordo più. Sì, comunque sì, vabbè, sì. C'erano blocchi causa Covid. Ah. Non è più venuto e appunto stavo dicendo, l'ha fatto fare da un installatore lì della sua zona. E devo dire che, anzi devo ripetere perché l'ho già detto prima, che l'impianto ha fatto veramente bene per essere tra le altre cose il primo in assoluto che faceva lui. Sì, perché in Svezia, sai, impianti al litio non li usano, non li conoscono, non sanno come si monta. Questo invece era uno veramente in gamba. Dicevo, l'abbiamo fatto un po' insieme, così per modo di dire, ma il grosso, cioè il lavoro vero l'ha fatto lui, ha fatto veramente, anche secondo me, un bel lavoro, sì. Però ovviamente volevo che tu me lo vedessi, che tu mi dessi l'ok, che va tutto bene, che a quanto sembra va tutto bene, sì, insomma. Sì, sì. Come dicevo prima, qualche piccolo particolare ci potrebbe essere di miglioramento, ma niente di che, cioè proprio se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, ma visto che non sono uno che cerca i peli, quindi va più che bene così. Adesso vediamolo. Allora, come ho detto prima, su 600 ampere di batteria al litio di litio.store e tutto il resto è Victron, su un inverter da 3 kW. Sono stati montati due Orion da 30 ampere, due regolatori solari perché hai sul tetto 6 pannelli solari e 200 ampere totali. Due da 600. Esatto. E poi ha messo su per ultimo il cerbo per la gestione, che in teoria adesso non è ancora funzionante perché mancano i cablaggi, manca tutta la programmazione, quindi sarà una cosa che vi farò io adesso che è qui. Vediamo insieme tutto l'impianto. L'impianto è stato raccolto tutto all'interno qui di questa cassapanca, ad esclusione dell'inverter che è in un vano esterno sotto. Qui sono stati messi i due Orion, che però adesso li andremo a spostare di qui perché scaldano veramente tanto e quindi li porteremo di fuori dalla cassapanca. Qui appunto c'è il cerbo, come dicevo non è ancora tutto collegato e quindi non è attualmente in funzione. Abbiamo lo shunt, una batteria da 300, l'altra batteria da 300 e poi sotto là abbiamo i due regolatori solari. Devo dire che
L'impianto è stato fatto veramente bene, curato, anche in particolare nelle sezioni dei cavi e tutto, tanto di cappello quando il lavoro è fatto bene, è giusto anche riconoscerlo. Mi spiace non averlo fatto io questo impianto, ma Mi dispiace anche a me, veramente. devo dire bello bello veramente. Qui abbiamo una basetta con dentro tutti i vari fusibili e giusto parlando di questa basetta, quando è arrivato qua mi ha detto: "Guarda, è qualche giorno che ho una stringa di pannelli, quindi una parte dei tre pannelli, che non mi funziona bene, anzi non funziona proprio, è a zero." Siamo andati a guardare anche dentro nello storico e in effetti i pannelli erano a zero da 4-5 giorni, qualcosa del genere. Primissima cosa che ho controllato, i pannelli vedevo che buttavano giù corrente, quindi c'era tensione che veniva giù dai pannelli, ma non aveva uscita, quindi non la portava alle batterie. Ho iniziato a guardare subito i fusibili, ho trovato una bella sorpresa. Praticamente questo fusibile qua aveva il dadino che era non stretto benissimo. Probabilmente con vibrazioni e quant'altro si era smollato un pelo, o magari distrazione, no, non è stato subito stretto benissimo. Quindi, col viaggio che si è andato a affrontare, si è staccato praticamente, si è smollato, non staccato, il fusibile. Di conseguenza ha iniziato a sfiammare, e come potete vedere dal fusibile, qui ha praticamente scaldato talmente tanto da andare a deformare totalmente il fusibile. In realtà il fusibile la corrente la faceva passare dentro da una parte all'altra, ma essendo leggermente staccato il dadino e avendo avuto questo danno lui, non riusciva più a portare la corrente, quindi andava a surriscaldarsi lui e di conseguenza interrompeva il passaggio della corrente per andare a ricaricare le batterie. Quindi vedete ragazzi che veramente per una stupidata guardate come ha acconciato questo fusibile. Basta veramente poco con questi amperaggi a rischiare di vedersi andare magari a fuoco, se non una parte di camper, magari tutto il camper. Quindi ragazzi, mi raccomando, state sempre molto attenti, controllate che ogni tanto i bulloni dategli un'occhiata, che siano tutti tirati, i dadini che siano tutti tirati, che i cavi non ballino dentro nelle loro connessioni. Mi raccomando, cavi sempre belli crimpati con i suoi occhielli e tutto. Non facciamo cazzate, scusate il termine, come si sono già visto ogni tanto, perché veramente basta un niente per vedersi andare in fumo tutto il veicolo. Questa è la dimostrazione che basta veramente una stupidata per trovarsi magari un danno serio. Quindi adesso gli sposterò i due Orion, vado a fargli due piccole modifiche all'interno di come è stato fatto, però ripeto, tanto di cappello a chi ha fatto questo impianto, specialmente perché era il primo e ha fatto un impianto veramente ottimo. Sì, in Quindi effetti era il primo impianto così che faceva. fagli i complimenti da parte mia perché veramente bravo, bravo, Come complimenti. te l'ho già detto, anche lui ci ha fatto complimenti già mentre si faceva i lavori. Ti ricordi, ti ho chiamato per un problema di cavi. E quando gli ho detto quello che mi hai detto te, ora non so a spiegarlo, mi ha detto letteralmente: "Ma questo è un genio." E ho detto: "Guarda, lo puoi vociare proprio così, è vero." Vabbè, un pochino di esperienza, diciamo così, genio no, non, assolutamente no, Davvero. però un po' di esperienza c'è. Sì, assolutamente, assolutamente. Ma te quando ora... Sinceramente, quando guardi, quando fai, quando dici le cose, si sente che sai esattamente quello che stai dicendo e si sente veramente che sei esperto, non c'è nulla da fare. Se sono venuto dalla Svezia fino a qui, qualche motivo ci sarà. Il sole. Anche il sole, sì. Va bene, dai. Niente, facciamo subito adesso la modifica, spostiamo un po' di cose, magari vi farò poi giusto in chiusura, vi faccio vedere un pezzettino di come uscirà il lavoro fatto, finito completamente, ma ripeto, non sono modifiche di problematiche che ha l'impianto perché è stato fatto veramente bene. Mettiamoci sotto al lavoro, sennò qui non finiamo più. Ci vediamo dopo con l'ultimo pezzettino per farvi vedere come viene fuori alla fine. Lavoro finito ed è pronto.
praticamente venuto così. Abbiamo sistemato un pochino i cavi, tolto gli Orion da questa parte qua, così rimane anche un pochino più di spazio. E sono stati messi qua di fianco alla porta lato guida. Finito il lavoro, basta. Adesso richiudiamo il tutto e lascio andare il cliente perché è qua da stamattina. Super E ok, grande, penso grande. che saranno anche stufi di stare qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.